penso si fa. È uno strumento sacro perché nasce sì, con la natura ed esprime sotto la natura questa. Se troviamo delle partiture scritte di musica, sono sempre quasi nella estensione che aveva della Unesco, si vede che appunto cantavano, per esempio, i rosari. Ogni paese ha dei rosari di testi che sono bellissimi durante la processione, tanto nei rosari, e c'è appunto allo spartino scritto che la Unesco possono seguire questo. E tanti sono tutti quasi sulla estensione della Unesco. Sì, ma credo che già finito. Quale finito da parlamento? Io farei questo. Ma non è mio. Ma non è mio. Brianna, non sono visto tambure. Brianna, sulla, mai sulla. E mo' non vero, mo' la carestia, mo' sono dietro, mo' è ipocondria. E mo' è paura tua. E mo' è paura mia. Ma non hanno mai chiesto se dire un uomo, una razza, un mistero, mistero, scarso, appena, scarso, appena. Thank you.
molto semplice, no? Maestro, l'ho scritto io. Maestro, devi avvicinarti un po' al microfono. Sì. Avvicinarti un po' al microfono. Se vuoi, per, ecco, per la voce così. E adesso c'è il suono della processione. Questo è quello che stavo dicendo, che era molto semplice, io l'ho scritto, quasi tutti suonano questa cosa che ho fatto io, e l'ho intitolato a Sant'Effizio. Io ho 36 anni che vado di fila per la festa di Sant'Effizio. Lì c'è scritto in uno statuto dei confratelli che non deve mai mancare il suonatore di clarinetes. Purtroppo nel 1970 le clarinetes erano quasi estinte. Per fortuna sono rientrato dalla Svizzera e mi sono dato da fare, ho fatto le scuole, oggi, bene o male, ci sono molti suonatori che girano. Allora, adesso facevo questo motivo che si chiama a Sant'Effizio. Thank you.
canta anche in processione, ma molte volte la cantano anche in chiesa, cantano anche in Ave Maria Santa, che anche per questo motivo è morto, però diciamo le parole sono morte. Si è trovato nella chiesa a distanza.